Harry d'Inghilterra, nuove interviste per lanciare il suo tutte le rivelazioni più clamorose e controverse. Il principe Harry non si ferma e continua a lanciare colpi di cannone verso Buckingham Palace con una serie di interviste per promuovere il suo libro Spare il minore. Le ultime due, rilasciate all'emittente britannica ITV e alla CBS americana, contengono nuove rivelazioni. Ecco le più controverse foto video 1 video 2. Il file segreto su Diana Harry non era affatto convinto della morte della madre. Non riusciva a capacitarsi. E aveva chiesto al governo di poter visionare il file segreto che conteneva anche le foto degli ultimi attimi di vita della principessa. Per fortuna, dice, il suo segretario privato ha sottratto le immagini più crude e terribili della mamma morente. Volevo sincerarmi che fosse tutto vero, ma cercavo anche qualcosa che mi facesse male. Che mi provocasse una reazione. Perché a quel tempo ero completamente anestetizzato. Racconta al giornalista Tom Radby. Il principe ammette anche che attorno all'incidente ci siano ancora troppe cose senza spiegazione e in colpa di tutto i paparazzi che seguivano Lady Di. Harry d'Inghilterra, memorie di un principe, tutte le rivelazioni del suo libro guarda. L'amore per Carlo e Willy. Più volte Harry ripete di volere bene al fratello, il cui nomignolo è Willy. Mentre Harry viene chiamato Harold, e al padre sempre gliene vorrà. Vuole riconciliarsi, ma adesso tocca a loro. Dice: vorrei riaverli indietro, ma al momento non li riconosco. Come loro probabilmente non riconoscono me. Con il suo libro, giura, non vuole ferire nessuno, solo raccontare, per la prima volta, la sua verità. Harry d'Inghilterra, non so se andrò all'incoronazione di papà, guarda. Camilla la cattiva. Il duca di Sussex è particolarmente velenoso con Camilla. Che avrebbe tramato per anni per prendersi Carlo e la corona, dopo la morte di mamma era semplicemente la cattiva. Ma poi è diventata pericolosa a causa dei suoi rapporti con la stampa. La regina consorte avrebbe passato diverse notizie ai tabloid. Anche su William, in cambio di articoli più favorevoli nei suoi confronti. Ma non era la sola. Secondo Harry questo patto con il diavolo riguarda anche padre e fratello, che hanno volutamente costruito una campagna di stampa negativa su Meghan. È loro la colpa se la coppia è stata costretta a lasciare la Gran Bretagna. I miei ragionavano per stereotipi. Aggiunge. Meghan era un'attrice afroamericana, divorziata e chissà cosa avevano pensato di lei. Per questo non sarebbe stata ben accolta. Harry d'Inghilterra, la rivelazione shock, mio fratello mi ha preso per il collo e scagliato a terra, guarda. Marcia indietro sul razzismo clamorosamente a rifare retromarcia sull'accusa di razzismo lanciata da Oprah Winfrey. Quando aveva raccontato che un membro della famiglia aveva chiesto notizie sul colore della pelle di Archie, Meghan ed io non abbiamo mai parlato di razzismo. Si tratta di pregiudizi inconsci, che avevo anche io quando te li fanno notare. Devi imparare a non ripeterli. E poi difende l'anziana Lady Susan Usi, cacciata da palazzo perché è accusata di essere stata razzista nei confronti di una donna di colore ospite a Buckingham Palace, non voleva offendere nessuno. Meghan ed io le vogliano bene. Bandito dall'aereo, Harry aveva chiesto al fratello come sarebbe andato a Balmoral al capezzale della regina morente. Ma William non gli aveva risposto e aveva organizzato un aereo privato su cui sono saliti tutti gli altri familiari. Tranne Harry. Risultato, il duca era giunto in Scozia quando la regina era già morta. Ha poi deciso di vederla un'ultima volta, per salutarla. Le ho detto che speravo fosse felice insieme al nonno. Quel giorno la famiglia sarebbe stata orribile con il secondogenito. Neppure in quell'occasione avrebbe rinunciato a complottare con la stampa per sollecitare articoli negativi sui Sussex. Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, tutte le domande senza risposta del loro documentario guarda. I titoli restano. Anderson Cooper della CBS chiede all'ospite perché non rinunci ai suoi titoli reali viste le sue critiche all'istituzione. Che differenza farebbe, risponde. Harry crede ancora nella monarchia, afferma. Anche se non sa se avrà di nuovo un ruolo all'interno della Royal Family. Per il momento il re lo ha estromesso dall'incoronazione del 6 maggio. Anche se parteciperà, Harry non avrà alcun ruolo nella cerimonia. Deborah Mary.
din Dobrescu, graferul din tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.